posizione. Esiste un compromesso raggiungibile? Cominciamo dalla cosa più facile, lei propone, cioè la prescrizione. Ma guarda, noi abbiamo sempre detto che le norme fatte da Salvini e da Bonafede su questo tema sono sbagliate. Sbagliate perché sono profondamente lontane No, dallo però lei ha spirito della detto la nostra parola Costituzione. magica, sono fatte. Fatte. Quindi adesso per rimetterci mano cosa si fa? Bisogna cambiarle. E bisogna cancellarle. Per noi la norma che è stata introdotta da Salvini e Bonafede, perché Salvini che adesso fa la battaglia contro la norma che ha votato lui è una cosa bellissima, che E come l'anno, ricorderemo, bellissimo? ecco, sono norme sbagliate che vanno corrette. Ma se il Movimento 5 Stelle non ve la fa correggere? Ma ci dobbiamo vedere per discuterne, quindi glielo vengo a dire dopo, insomma. Però qualcuno ha detto che sareste disponibili anche a No, votare con questo Forza senz'altro, Italia. questo l'ho detto anch'io e lo ribadiamo con serenità. Quando arriveremo in aula, noi terremo la nostra posizione è che quelle norme sono sbagliate. Pensando che quelle norme sono sbagliate, noi faremo tutto il possibile per Quindi se arriva una cancellarle. proposta, per esempio quella di Forza Italia, di modifica di quella Sì, della perché non è prescrizione una così come proposta di, oggi. guardi, non è neanche un tema più che contrappone solo forze politiche. Se si ascolta il dibattito tra costituzionalisti, tra Sì. uomini di giustizia, che siano magistrati o che siano avvocati, si vede come il filo comune sia quello di dire, guardate che in questo paese non si Allora, facciamo possono questa condannare ipotesi, con i processi. Sansonetti. Diciamo, intanto il